Ciao bimbi, come state? Oggi vi propongo un'attività super divertente da fare con mamma e papà. Si tratta della pittura in 3D. Vediamo di cosa abbiamo bisogno. Allora, ci servono 3 cucchiai di farina e un cucchiaino di lievito che io ho già mescolato insieme e vado a versare in un bicchiere. Ok, poi ci servono 3 cucchiai di sale fino. Ecco qua. E 9 cucchiai di acqua. Versiamo tutto insieme, eh? Ok. Adesso prendo un cucchiaio e incomincio a mischiare. Ecco qui. A questo punto aggiungiamo un pochino di tempera. Io sto utilizzando la tempera rossa perché voglio fare un grande cuore, ma voi potete utilizzare il colore che più vi piace. Ne mettiamo un pochettino e poi continuiamo a mescolare. A tra poco! Eccoci qua, bimbi. Dopo aver mescolato il nostro composto, otterremo questa bellissima tempera rossa. Avete visto che bella? Adesso possiamo prendere un pennellino e incominciare a colorare il nostro cuoricino. Ovviamente voi potete scegliere la figura che più vi piace. Dopodiché ci sarà una bellissima sorpresa. Andremo a mettere il nostro cuoricino in forno a microonde per qualche secondo, fino a che la tempera non inizierà a gonfiarsi e diventerà in 3D. Iniziamo a colorare, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua, il nostro cuoricino è pronto. Dovremo infornarlo appunto in forno a microonde, come vi ho detto prima, per 30 secondi alla massima potenza, o comunque fino a quando la pittura non si inizierà a gonfiare. Siete pronti? Andiamo! Il nostro cuoricino è in forno, pronto per la cottura. Io chiudo lo sportello. E vediamo come sarà il risultato finale. Ecco il nostro cuoricino finito. Avete visto com'è semplice? La pittura risulta in 3D super soffice. Ciao bimbi, buon divertimento. Ci vediamo con la prossima attività. Ciao ciao!